Gabriel, bentornato finalmente dopo 3 mesi, ci rivediamo anche qui su Parma Channel. Ti chiedo le emozioni del rientro in campo, cosa ti è mancato di più in questi 3 mesi lontano dal calcio? No, sicuramente più che altro la partita che mi mancava perché stavo lì fuori anche a vedere le partite dalla tribuna, era difficile, dai, più nervoso che stando in campo, però... No, di solito sì, quello che manca di più è il giorno della partita. Dopo gli allenamenti comunque li facevo, no? Non col gruppo, però almeno stavo col gruppo sempre allo spogliatoio. E era quello che mi mancava sicuramente, era più che altro la partita, come diceva prima. Senti, che Parma hai ritrovato con te, magari è un caso, non lo so, però con te il Parma nelle ultime 3 partite ha giocato molto bene, ha vinto a Napoli, ha pareggiato col Bologna e con l'Inter, ma a San Siro è stata una grande prestazione di cui parleremo magari dopo. Credi che la squadra abbia qualche punto in meno rispetto a quelli che dovrebbe avere, anche vista da fuori? Ritieni che tutto sommato è giusto così, sin qui il bottino? Penso che sì, che abbiamo più o meno dei punti che meritavamo, sicuro. Abbiamo pareggiato delle partite, anche perse a Genoa, mi ricordo adesso, però secondo me il gruppo stava facendo benissimo, anche da partire da Genoa abbiamo fatto bene, anche con la Lazio, e non abbiamo, punto, non abbiamo, abbiamo solo preso un punto con la Lazio, penso che meritavamo qualcosina in più, con l'Inter è andata così, sì. Abbiamo fatto una grande partita anche come quella di Napoli, solo che quella di Napoli abbiamo fatto gol quasi all'ultimo. Questa qua abbiamo fatto 3 gol, sì, è vero, però abbiamo subito anche 3 che sicuramente per noi difensori non è bello. Anche perché l'Inter giocava un tuo grande amico Palacio, gli hai detto qualcosa? Voi avete giocato assieme al box? Sì, sempre scherzavamo, sempre ci abbiamo sentiti prima della partita e dopo. Con Rodrigo ho un rapporto di amicizia perché sì, abbiamo giocato insieme al Banfield e al Boca in Argentina, allora lo conosco da tanto tempo. Senti Gabriel, domenica è la partita del centenario, tu segui da tanti anni, sei ormai diventato davvero un pilastro di questo Parma. La prima domanda che ti chiedo è: questo Parma di quest'anno è forse il più forte nel quale tu hai giocato? Sì, questo sono sicuro, sì, della squadra. Abbiamo avuto delle squadre, dei giocatori negli anni precedenti forti, però secondo me come gruppo, come squadra, quest'anno è la più forte dei 4 anni che sono qua. Se torni indietro un po' con la memoria quando sei arrivato a Parma, ti chiedo se ti aspettavi di diventare davvero un pilastro del Parma anche a livello di presenza, una presenza fondamentale, e il ricordo forse più bello che hai di questi anni col Parma, dato che domenica sarà una partita anche di celebrazione. No, io sono arrivato qua, c'aveva 24 anni, mi ricordo, 24 anni, con la voglia sì di imparare più che altro, perché avevo già stato un anno all'estero, però avevo giocato pochissimo. E quell'anno lì da subito ho fatto un paio di panchine che mi ricordo, dopo ho cominciato a giocare e ho giocato sempre. Quello secondo me è stato più che altro è la cosa più importante, perché anche per noi sudamericani o qualsiasi straniero, stare fuori dal paese, stai lontano dalla famiglia, penso che allenarti solo non è così tanto bello, penso che anche giocare da fiducia è quello è stato sicuramente il più importante di tutto. Dopo i ricordi, che ne so, sono belli, mi ricordo adesso, mi vengono in mente i ricordi di quando ho fatto qualche gol, però sicuramente che abbiamo passato dei momenti bellissimi, sì. Senti, domenica ti aspetti un Tardini pieno, vuoi rivolgere un appello ai tifosi, che domenica è una gara davvero particolare, ci sarà una grande presenza di pubblico, grande, grande calore, ci saranno tanti bambini. Se tu potessi rivolgere un appello da qui alla gente di Parma. Sicuramente che speriamo, sì, che la gente sicuramente ci sarà. È una data importante anche per il Parma, per la città, anche per noi. E speriamo di finire. Bello, direbbe da definire il meglio possibile l'anno, no? Perché è l'ultima partita che giochiamo in casa quest'anno, sì. Allora speriamo
di fare una bella gara, dai. Ti chiedo ancora tre cose. Uno su un tuo compagno che nel periodo in cui mancavi tu non ha tradito le attese, che Alessandro Lucarelli, il capitano, sta facendo una stagione super. Gli hai detto qualcosa? Avete scherzato? Perché qualcuno scherzando diceva: non c'è Paletti, Lucarelli ha giocato la grande, ma ha giocato la grande anche con te. Anche lui, no, noi scherziamo, li sai, da nazionale, diciamo, di solito, però... No, secondo me Ale aveva fatto già il ritiro alla grande e dopo si è visto che stava benissimo. E penso che è uno dei più grandi che abbiamo nella rossa, però lui si allena in professionista, si allena bene, penso che questo è l'importante, all'età che ha lui, se non ti alleni bene dopo lo senti. Senti, da un grande a uno più piccolo, Mauri, José Mauri, argentino come te, so che ogni tanto tu lo prendi anche, diciamo, sotto braccio, gli dai una mano, gli dai dei consigli, credi davvero che il Parma sia trovato in casa un piccolo grande giocatore? Mauri è ancora presto. Sì, lui deve imparare, sicuramente è giovanissimo, questa settimana l'abbiamo preso un po' in giro per il video che ha fatto... con voi della sua, però si è rimesso insieme alla ragazza, sì, no? L'obiettivo raggiunto, no, quello è l'obiettivo, sì, è stato raggiunto, solo che l'abbiamo preso in giro come sempre, dai, ogni cosa che fa uno dopo, quando arrivi con lo spogliatoio ti danno un po' le bastonate, però no, lui è un giovane di prospettive, sicuramente che deve imparare, però sta tranquillo, sta bene, ha cominciato dall'altra settimana ad allenarsi a tratti con noi, viene ogni tanto, adesso che abbiamo dei giocatori infortunati, anche che manca anche Marco, penso che anche può essere anche in panchina questa prossima partita, speriamo per lui, sicuramente che è una gioia e devi approfittare di allenamenti, di ogni gara, di ogni partita, così più che altro da imparare, da vedere, perché c'ha tutta la carriera da qua in avanti. Sì, a proposito di gioie, tu mentre non giocavi, mentre eri fermo, però sei diventato papà, questa è stata una grande gioia, vedo che già ti si illumina il volto, già lo porti in giro un po' per Parma. No, ancora sono giù in Argentina, non li vedo da 2 mesi, sì, quasi 3 mesi, 3 mesi già. Adesso sto aspettando il Natale, così vado a prenderli perché sono là, avevo deciso con mia moglie che lei partiva là, così aveva anche la sua famiglia vicina, e allora ho fatto io il sacrificio di restare lontano da loro. Però... Come lo senti, via computer? Sì, 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 lo vedo tutti i giorni tramite Skype, però si fa dura, è difficile, però vai, ormai manca 12 giorni, una decina di giorni, e siamo giù anche con i parenti, con gli amici. Gabriel, l'ultimo davvero, poi ti lascio. Si è parlato tanto di te, anche quando tu eri fermo, di nazionale italiana. Si è parlato di Prandelli, che aspetta, insomma, di poterti convocare. Ne avevamo già parlato un po' quest'estate. Tu però hai scelto, cioè se Prandelli ti dovesse chiamare, tu giocheresti con la nazionale italiana. Sì, l'ho detto, sì, c'è un paio di volte. Però io sono tranquillo, so che ancora devo ritrovare un po' di ritmo partita, che ancora mi manca, e quello è l'importante, far bene a Parma e dopo si vedrà. Magari dopo si affronta tutti i Gargano al Mondiale, perché l'Italia è finita il giorno con l'Uruguay, siete in tanti del Parma che potrebbero andare in nazionale, avete già scherzato? No, l'abbiamo visto, il sorteggio quel giorno lì era a casa sua, e stavamo guardando il sorteggio insieme, mi ha detto: guarda, adesso magari ti incroci con qualcuno dei nostri compagni, no? perché ancora anche Marco c'è anche nazionale che è andato, però dai, non lo so, speriamo bene, però quello che ti dicevo prima, il più importante è mettermi a posto, più che altro col ritmo partita, che è quello che sento che mi manca ancora.